Poeta, nostro amico da tanti tempo, che oggi è finalmente ritornato con noi. Nato il 25 aprile 1960, diplomatosi al liceo classico, ha intrapreso la professione assicurativa senza mai smettere di approfondire per proprio conto quei temi verso cui gli studi e l'acceso dibattito politico degli anni 70 avevano indirizzato l'interesse. Andrà in gioco i Manganelli. Ha collaborato con il quotidiano Rinascita sin dal 1998, conseguendo l'iscrizione all'ordine dei giornalisti pubblicisti, oltre che per il mensile Orion ed altre testate. Possiede anche un sito internet www.ripensareilpensiero.it. Un libro informatico, diciamo, questo più che un sito, un libro è la premessa di questo libro. E questa volta ci sorprendi perché noi ti conosciamo per le poesie, no? Però questo libro che tu hai voluto regalare a Luana, alle origini della globalizzazione, si sente tanto parlare di globalizzazione, tu che ci dici? Dico che questa è una ricerca che ho fatto oggi, vabbè, come ogni libro, se oggi lo dovessi riscrivere lo riscriverei differentemente. L'ho scritto e pubblicato 5 anni fa, diciamo, è una ricerca su quelle che sono le origini del fenomeno globalizzatorio, ma non a partire dagli ultimi decenni, ma dagli ultimi 2000 anni. Faccio un'analisi che parte sia dallo storico economico, affrontando le origini in un breve sunto dal 1600 a oggi, cioè parlando del mercantilismo, le sue evoluzioni, anzi io direi le degenerazioni, sino ad arrivare alla postmodernità, e in più parlo di quello che è il problema proprio filosofico, perché ritengo, la filosofia oggi sembra forse cultura o filosofia dà un'idea di astrattezza, però dal pensiero deriva l'azione. Tutto ciò che noi facciamo, da quando io mi muovo, tiro le mani sui capelli, da come mi vesto, è frutto di una cultura. Dunque, cultura significa azione, non astrattezza. Filosofia significa azione, significa conseguenze, comportamenti. E l'origine della globalizzazione, in questo libro, come lo dico, sta nelle origini dell'Occidente, nella sua doppiezza, la doppiezza di cui tratto in questo libro e che si rivela man mano, va degenerando nei tempi fino ad arrivare ad oggi. Quindi è un percorso che io traccio con delle mie personalissime e opinabilissime opinioni, sicuramente. Pensi che in questo momento noi stiamo in un periodo di decadenza oppure siamo in crescita? Decadenza sicuramente, cioè questa è la fase di pensiero. La civiltà occidentale, ecco, è la fase, la sua massima fase di esplosione di questa contraddizione, e quindi è la massima fase, ahimè, per noi di decadenza. Si vede anche da quello che sta succedendo con l'ambiente, con l'economia, sempre più ricchezza, sempre più povertà e sempre meno benessere, ricchezza a favore di pochi e sempre meno redistribuzione. Quindi questo, la globalizzazione anche c'è dentro un problema religioso, no? Si parte dal monoteismo, unico modello di pensiero divino, per arrivare a un unico modello di pensiero politico, per arrivare a un unico modello di sviluppo economico. Ecco, forse andrebbe messo in discussione proprio il concetto stesso di sviluppo, probabilmente. Io adesso, questo libro è stato un manualetto che ho fatto, insomma è leggibile, cosa fatta così, insomma, poi è stato fatto 5 anni fa, oggi, ripeto, se lo dovessi scrivere lo riscriverei su altre basi, che tant'è, questi sono i libri. Ma il libro poi offre una soluzione? Cioè, certo, adesso offre una soluzione, uno lo legge, c'è la soluzione, perché è facile analizzare, è facile criticare, è difficile offrire soluzioni. Io ho sempre cercato, creduto che bisogna offrire delle soluzioni, chiaro, poi le soluzioni sono difficili da trovare, perché è facile a dire, ma è difficile a fare, perché... Qual è la maggiore soddisfazione che ti ha dato poi alla fine? Perché vabbè, uno espone i propri pensieri, certo. E chiaramente vuoi condividere, no? Certo. Al di là di questo, no? Sicuramente poi alla fine, perché poi quello che capita a tutti, quando scrivi un libro ci sono delle soddisfazioni che vanno al di là del vendere le copie del libro, no? Che vanno lì, la soddisfazione maggiore magari quando trovi dei consensi particolari. Ma la soddisfazione è il parto, il tuo parto mentale, che tu metti al mondo una tua creatura e poi diffondere le tue idee. Io cercherò di diffonderlo il più possibile con i miei limitati mezzi, non sono stato molto aiutato dall'editore, anzi aiutato per niente, però ho fatto quello che ho potuto per diffonderlo il più possibile con i miei scarsi mezzi. E questo succede sempre con il primo libro, ma mi fa piacere che poi, siccome un testo che, anche se oggi lo rifarei in modo diverso, non è inattuale per il tema che tratta, anche se probabilmente, ripeto, farei dei rimaneggiamenti, se oggi potessi, rifarei completamente. Però, ecco, rimane sempre l'attualità di un discorso e di una soluzione che purtroppo ancora oggi non c'è, quindi ecco.
assolutamente. Prossimi libri, poesie, sì, prossimi libri, ce n'è uno che sto aspettando, un altro testo che ho fatto sul problema dell'Occidente, sull'ambiguità dell'Occidente, che sto aspettando che lo pubblichino, chissà se lo pubblichino, e vorrei pubblicare un libro di poesie, perché sono, ecco, la mia seconda anima e della, o prima anima, e poi poesia e filosofia sono due cose che vanno d'accordo insieme, perché sono due forme di poiei, di creare, no? Di aprirsi a quell'essere che oggi è quella sostanza delle cose che noi abbiamo perduto. Quindi il poeta e il filosofo non vanno uno contro l'altro, sono due lati, di due modi di, io percepisco l'essere in un modo, razionale o meno, o lo percepisco creandolo, creando mondi in chi mi ascolta, ed è la poesia. Ecco. Poi l'entusiasmo è contagioso, no? Quando senti un autore che ne parla così, come prima sentiamo fatto, no? Con la propria creatura, ci sono degli autori quello che noi abbiamo visto completamente morti, cioè che fanno così, il momento della presentazione non comprerebbe mai quel libro, no? Poi detto, se mi fa questo effetto, a lui che è l'autore, se non lo sa veramente non devo pubblicizzare, ma se uno non nota un entusiasmo esaltante, il libro dice vabbè, lo prenderò, lo vedrò. In questo caso, cioè, è veramente contagioso. Grazie. Io vi lascio adesso con. Però Umberto, già questo libro potremmo anche fargli iniziare il. Le poesie. No, comincia prima tu, no, c'era.